pronti via. Non ci sono gli ex Aloy e Crecco, lo si sapeva già, Aloy tra l'altro anche squalificato, ma soprattutto ai margini per infortunio, ne avrà per altre due settimane. Non c'è Palmiero, non è al meglio al suo posto Kraja, sarà il migliore della squadra biancazzurra davanti delle Monache, subito titolare al debutto dal primo minuto. Lo scorso anno 7 presenze senza cominciare mai dall'inizio, soltanto 2005, quindi 17 anni. Nell'Avellino non c'è Di Gaudio, a sorpresa, assente Trotta per squalifica, davanti Guadagni, ex Paganese, classe 2000, con Murano e Canutè. Queste le immagini della partita dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Inizia bene il Pescara, più aggressivo, sicuramente un atteggiamento positivo da parte della squadra di Alberto Colombo, che qui riconquista palla, e c'è il sinistro di Lescano con la grande risposta del portiere Richard Marcone, ex Trapani, protagonista del 2014-2015 col suo Trapani, praticamente parole impossibili, l'impossibile in Pescara-Trapani terminata 0-0. Qui ci prova Mora. Siamo nel secondo tempo, perché il primo tempo in realtà, al di là della conclusione col mancino di Lescano, non ci sono state azioni degne di questo nome, o meglio non ci sono state azioni pericolose. Qui Colai, che ha preso il posto di Delle Monache, bravissimo, approfitta dello svarione di un difensore nel breve, grande tecnica, poi lo scavino, il tocco morbido che si spegne al lato, il Pescara vicinissimo al gol del vantaggio, che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Kraja. Lavora di fisico Facundo Lescano, anticipa tutto e sblocca il punteggio, minuto 18 nel corso della ripresa, Pescara 1, Avellino 0, il gol di Facundo Lescano, che saluta così il suo pubblico, il pubblico della Curva Nord. Rivediamo, ha orato molto bene di fisico il giocatore argentino, ex Entella, cresciuto nel Torino, era considerato un crack nelle giovanili, la vittoria del campionato primavera, l'esordio in Serie A nel 2015, Torino-Milan, minuti finali con Giampiero Ventura in panchina, e poi ha ripreso, però ha ricominciato dalla Serie C, ma negli ultimi tre anni sempre in doppia cifra con Sicula, Leozio, San Benedettese e Entella. Lo scorso anno 10 anni e 10 gol, non un bellissimo rapporto con il suo allenatore Volpe, tant'è che era titolare per tutto il girone di andata. Nel girone di ritorno praticamente ha giocato molto poco, i 10 gol li aveva segnati praticamente nei primi 5-6 mesi della stagione scorsa. L'Avellino reagisce, attenzione, perché Pescara è in vantaggio, ma l'Avellino reagisce proprio in questo momento con Murano, la sua conclusione su imbeccata di Di Gaudio, e c'è l'intervento miracoloso di Cancellotti, maglia numero 29, oppure Pellacani, insomma cambia poco, comunque è stato un intervento davvero miracoloso, provvidenziale, prodigioso di un difensore biancazzurro. Qui invece la serpentina di Canutè, c'è il grande intervento sul primo palo di Plizzari, protagonista nella parte finale del match, su Canutè, e può partire il contropiede del Pescara nei minuti finali. È entrato anche Jabouà nel corso della ripresa, non c'è più tempo, dopo 4 minuti di recupero esplode la gioia dei tifosi biancazzurri. Pescara batte Avellino 1-0, primi 3 punti in campionato, ha deciso Facundo Lescano al 18° della ripresa.